Buongiorno, oggi vedremo come poter comunicare con la nostra automobile per controllare tanti parametri. Utilizzeremo la porta OBD2, vi accederemo attraverso questo piccolo strumento che è uno scanner e la porta OBD2 solitamente si trova al lato guidatore sotto il volante. Quindi andiamo a vedere dove è posizionata la porta OBD2 in questa Seat Ibiza. Ad esempio nella mia auto, se l'avviamo, rimane accesa una spia gialla di avaria motore, e per conoscere il motivo che determina questa problematica dobbiamo collegare lo scanner alla porta OBD2 e con un programma, un software, andremo a leggere quelli che sono i codici errore che ci restituirà. In base ai codici errore possiamo capire dove intervenire. Quindi in questo momento andiamo a inserire lo scanner nella porta OBD2 di quest'auto. La porta OBD2 nel nostro caso è collocata in questo vano. Dovremo rimuovere lo sportellino e quindi avremo accesso alla porta. Questo è lo sportello che abbiamo rimosso. Oltre tutta la serie di fusibili abbiamo la porta e collegheremo lo scanner. Lo scanner prenderà l'energia dalla batteria. Basta premere questo pulsante e lui si attiva. Sul Play Store di Google ci sono tanti programmi da scaricare, dovete trovare quello che funziona meglio con la vostra automobile. La prima cosa da fare è quella di attivare il Bluetooth e la posizione. Userò OBD Click. Connessione, connetto il mio veicolo. Metto in moto l'automobile, così quando si avvierà il programma posso dialogare con la centralina della macchina. In questo momento mi sta dicendo che la mia Seat è connessa, andiamo al menu. Qua già dà alcuni parametri, tensione della batteria, giri motore, liquido di raffreddamento. A noi ci interessa la diagnostica. DTC, codice guasto, andiamo a verificare. Quindi il simbolo di avaria motore giallo che c'è sul mio cruscotto è identificato con il codice P0172. Dice che c'è un sistema troppo ricco su banca 1. Quando si vogliono cercare ulteriori informazioni, si va su cerca informazioni, dopodiché si connetterà a internet per scaricare altre informazioni. C'è la possibilità di eliminare la spia del motore. Io ho provato, funziona, mi cancella la spia motore, ma ovviamente è un'operazione che non bisogna fare se prima non eliminiamo il problema. Infatti ho provato, si cancella la spia, ma giustamente dopo 40-50 km si riaccende perché non è stato risolto il problema, per cui la centralina ha memorizzato i valori che non rientrano nella norma e quindi si torna ad accendere, giustamente perché bisogna intervenire e eliminare la causa del problema, dopodiché si potrà resettare la spia. Ovviamente voi potete utilizzare un sacco di programmi per
Android che hanno più o meno un'interfaccia diversa, riescono a leggere più o meno altri parametri e quindi dovete trovare quella che riesce a dialogare meglio con la vostra automobile. Quando abbiamo terminato, spegniamo il lettore e lo rimuoviamo dalla porta. E andiamo a richiudere lo sportello. Lo sportellino è dotato di tutti questi inserti, quindi li incastreremo nelle apposite fessure. Ecco fatto, è stato tutto ripristinato. Spero che questo video vi sia utile, noi ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!